Buonasera a tutti, è il 18 ottobre 2018, sono le 18, insomma il numero di oggi è chiaramente il 18 e io mi devo innanzitutto scusare per la lunga assenza, ma sono stati giorni piuttosto, come dire, agitati, in particolare per le notizie politiche che avete sentito e anche per le giornate parlamentari che effettivamente sono state piuttosto piene, quindi non sono riuscito a trovare neanche un minuto per fare la mia diretta. Quest'oggi la faccio alle ore 18 perché sono appena rientrato da una missione a Napoli al comando della NATO, dove siamo stati in delegazione con alcuni colleghi delle commissioni difesa e della mia commissione, la commissione esteri. Visita molto interessante per il lavoro che si sta facendo lì, sia in chiave della sicurezza, diciamo così, militare, del fronte sud, sia anche per il lavoro che il comando NATO fa per stabilire relazioni con i paesi africani, con l'Unione Africana, quindi tutto il fronte sud che naturalmente ci riguarda molto da vicino perché sono proprio dall'altra parte del Mediterraneo. Ma come al solito, prima di entrare nel vivo della nostra conversazione, io vi chiedo di fare la solita cosa, cioè di pigiare su quella freccetta dove leggete condividi, di farlo subito in modo tale da poter invitare più persone possibili a questa nostra diretta, ma potete farlo anche sul video che poi trovate su questa pagina Facebook, subito dopo la diretta, ma resta il video registrato, e poi anche sul mio canale YouTube e sul mio blog www.ivanscalfarotto.it. Che cosa dire? Ma sono stati giorni intensi, dicevamo, in particolare la giornata di ieri è stata particolarmente interessante perché sapete, finalmente abbiamo avuto notizie più precise della manovra del governo. E che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto una serie di cose interessantissime. Abbiamo scoperto innanzitutto che la pressione fiscale, sarebbe rimasta precisamente identica a come l'avevamo lasciata noi. Sapete che avevano parlato di flat tax, di ogni genere di riduzione, delle tasse, e invece è lo stesso documento uscito dal Consiglio dei Ministri che dice che la pressione fiscale sarebbe rimasta a 48,1%. Che è esattamente dove l'avevamo lasciata noi, con la differenza che noi avevamo fatto scendere la pressione fiscale di 2 punti nel corso dell'ultima legislatura, mentre questi appunto signori, dopo aver parlato tanto di tasse, di tasse, di tasse che dovevano scendere, non le hanno fatte scendere. E anzi, la cosa paradossale è che per quanto riguarda le imprese le hanno fatte salire le tasse, perché cosa hanno deciso? Hanno deciso sostanzialmente di aggiungere qualcuno tra i piccoli imprenditori, i professionisti, a quelli con l'aliquota del 15%, ma era una possibilità che già c'era per chi aveva diciamo ricavi o guadagni, appunto ricavi o profitti fino a un massimale di 50.000 euro, lo hanno portato a 65.000 euro. Quindi questo è stato tutto. Dopodiché, cosa hanno fatto? Hanno introdotto una mini IRES, quindi una imposta che noi avevamo portato al 24%, l'hanno fatta scendere al 15%, ma soltanto per le spese incrementali per la sostituzione di macchinari o per le assunzioni di nuove persone. Quindi vuol dire che soltanto nel caso in cui il macchinario acquistato costi più del macchinario sostituito, allora su quell'incremento di spesa c'è un'aliquota appunto ridotta. Quindi diciamo, hanno partorito un topolino sostanzialmente. Peccato che per partorire questo topolino dal valore di 1 miliardo e 700 milioni abbiano tolto due incentivi importanti che noi abbiamo introdotto, uno è l'ACE e l'altro è l'IRI, che ne valevano 3 di miliardi, quindi per introdurre un'agevolazione di 1 miliardo e 7 hanno tolto agevolazioni per 3 miliardi e quindi le imprese le hanno prese di santa ragione, senza contare il fatto che tra, diciamo, gli 8 miliardi di maggiori ingressi, di maggiori entrate che questa manovra prevedeva, appunto, ce ne sono addirittura 4 miliardi degli 8 che derivano da maggiori imposte, da maggiori carichi su banche e assicurazioni. E naturalmente gira e volta poi le banche e le assicurazioni, secondo voi, questi maggiori costi su chi li scaricano? Naturalmente sui clienti, con maggiori diciamo prezzi, ma aumentando il prezzo per i loro servizi o l'interesse sui loro crediti, oppure riducendo il credito nel caso particolare delle banche, oppure, o appunto aumentando il prezzo delle polizze per le assicurazioni. Quindi di fatto altri soldi che poi cadono sempre, come dire, in qualche modo nelle tasche dei cittadini. Quindi le tasse sono rimaste tali e quali,
Le imprese sono state penalizzate perché le tasse sono diventate ancora più alte. Poi ricordiamoci sempre che c'è una tassa occulta che è il maggior costo sul debito, i maggiori interessi sul debito, perché ci sono 3 miliardi e mezzo da pagare in più di interessi sul debito, e quella è una forma di tassazione in qualche modo, perché alla fine ricade su tutti noi. E possiamo anche parlare dei 120 miliardi di capitalizzazione che la Borsa di Milano ha perso, che è una tassa su coloro che possiedono azioni e quindi di fatto di nuovo sull'economia. Insomma, quella manovra che già si sapeva essere una manovra molto penalizzante perché non sarebbe andata a investire in attività produttive, ma sarebbe stata una manovra dove alla fine si sarebbero spesi 17 miliardi, soprattutto per spesa corrente, quindi per incentivare sostanzialmente la gente a non lavorare, tra reddito di cittadinanza e pensionamenti anticipati, e tutto questo si è visto nel dettaglio, con l'aggiunta, molto grave, che i nostri amici grillini, che sono diventati famosi al grido di onestà, 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 hanno di fatto messo la firma sotto il più grande condono della storia, perché si sono inventati una sorta di condono con quattro teste: uno che fa sparire le cartelle sotto i 1.000 euro, un'altra che prevede che fino a 100.000 euro, ma addirittura per 5 anni e per 5 tasse diverse, quindi arriviamo a 2 milioni e mezzo, se c'è un'omessa dichiarazione o una dichiarazione infedele, si paga appunto molto meno, una flat tax per gli evasori fiscali del 20%, molto interessante. Gli unici che hanno avuto la flat tax sono stati di fatto gli evasori fiscali. E poi, oppure sconti d'imposta nel caso in cui ci fossero dei contenziosi, per esempio, in questo caso appunto si potrebbe pagare un pochino di meno. Insomma, un pochino, un bel po' di meno. Di fatto, onestà, 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 che cosa facciamo? Facciamo un bel condono e coloro che hanno pagato le tasse, gli diciamo: cari amici, cari concittadini, avete fatto male, perché in questo paese coloro che non sono onesti perché le tasse non le pagano, alla fine riescono a mandare tutto in cavalleria. Senza parlare poi che di fatto, per esempio, giornalisti come Gian Antonio Stella hanno scoperto che i nostri amici grillini nel decreto per Genova ci hanno infilato delle norme su Ischia e hanno messo un bellissimo condono edilizio per cui si possono ricostruire le case costruite ad Ischia danneggiate durante il terremoto, anche se abusive. Poi sapete che si è scoperto che hanno anche introdotto delle norme che consentono l'inquinamento dell'acqua, sempre nel decreto che riguarda Genova. Insomma, tra condoni fiscali, edilizi e quant'altro, arrivederci onestà. Tutto questo almeno fino a ieri sera, perché poi che cosa è successo? Che mentre io ero in diretta televisiva da Barbara Palombelli su Rete 4, improvvisamente viene fuori una notizia clamorosa che Di Maio dice che quella deliberazione del Consiglio dei Ministri e quel decreto in realtà sono stati modificati da una manina. Già queste manine sono strane perché, non so se vi ricordate, ma sempre alla fine del Consiglio dei Ministri, nel comunicato finale, era venuto fuori che dal Consiglio dei Ministri si era deciso nel Consiglio dei Ministri di eliminare il numero chiuso per medicina. E così che tutti avrebbero avuto diritto a studiare quello che volevano. Dopodiché la solita manina invece ci ha detto che non era vero, cioè che questo era un auspicio, addirittura era un auspicio, un augurio finito dentro il comunicato del Consiglio dei Ministri. Ma evidentemente erano più gli auspici o le cose strane, le manine, insomma non si capisce. Il bello è che sempre mentre ero in televisione dalla Palombelli arriva un altro comunicato che dice che il decreto fiscale che conteneva il condono e quant'altro e che sarebbe stato modificato dalla manina, in realtà non era mai arrivato al Quirinale, quindi non si sapeva più veramente di che cosa si stesse parlando. E la cosa ancora più strana è che la Barbara Palombelli, che conduceva il programma, Marcello Sorgi, editorialista della Stampa che era seduto accanto a me, Emilio Carelli, deputato, giornalista in passato, direttore di Sky TG24 e attualmente deputato del Movimento 5 Stelle, io stesso che ero seduto lì e anche Mario Giordano che urlava da un collegamento da Milano, tutti quanti lì a parlare di questa manina, come se fosse una cosa seria, perché a un certo punto io dovevo dire: scusatemi, fatemi capire, adesso, secondo voi esiste una manina? Cioè, diciamoci le cose come stanno. Il documento, cioè Di Maio si è accorto che la cosa che aveva approvato non andava bene
forse non aveva letto, e adesso si inventa la manina. Ma quale manina? Qui c'è chiaramente un dissidio politico molto importante, e in una trasmissione televisiva, secondo me, noi dovremmo parlare di quello che è, cioè che tra le due forze di governo esiste un dissidio molto profondo e che per questo si parla di una manina, perché questo è il punto. Invece la cosa strana è che noi parlavamo della manina, chi sarà stato il tecnico, sarà stato il politico, e questo secondo me è proprio la dimostrazione di quanto la qualità del nostro dibattito pubblico sia proprio precipitata, perché c'è un fatto politico, e il fatto politico è che Salvini di fatto è riuscito a infinocchiare Di Maio, che o non capisce quello che fa o non legge quello che c'è scritto sulle carte. Probabilmente un misto dei due, e quindi quando poi gli spiegano che cosa ha accettato, va su tutte le furie, perché magari poi i suoi elettori dicono: ma come? Non era l'onestà, e adesso l'onestà che fine ha fatto? E quindi eccoci qui con la manina. Tra l'altro, ultimo sviluppo, oggi che cosa dice il buon Salvini, buon tra virgolette, dice: ma quando mai manina al manona? Io il decreto l'ho fatto, tra l'altro loro avevano annunciato che ci sarebbe stato un altro consiglio dei ministri per ridiscutere tutta la vicenda. E naturalmente Salvini dice: no, scusate, qui abbiamo votato in Consiglio dei Ministri, si è votato, il decreto c'è, buonanotte al secchio, con buona pace di Maio. Nel frattempo, mentre i nostri amici apprendisti stregoni provano a governare il paese in questo modo, che non si sa veramente come non siamo ancora gambe all'aria, probabilmente siamo sulla buona strada, perché oggi lo spread ha fatto i fuochi d'artificio, nel senso che è andato sopra i 310 punti. E qui 314-315 ormai sta raggiungendo livelli stellari, il 400 lo vediamo ormai dal binocolo. Nel frattempo Conte va in Europa molto sorridente, parlare con la Merkel, dice: ah, e poi oggi ha detto Conte: più riguardo la manovra e più mi sembra bella. Ragazzi, io non so che dirvi, sembra davvero un film comico, Frankenstein Junior, non so cos'altro paragonare questa situazione. Comunque, questo è. E che dirvi? Che dirvi? Una tragedia. Vabbè, comunque, tra le altre cose, quello che volevo anche sottolineare è che ieri, per l'ennesima volta, sia Carelli che Giordano mi hanno detto che, poiché io ero reduce da un'esperienza di governo precedente, non avevo credibilità per governare questo governo, per criticare questo governo. Ora, io vorrei chiarire una cosa: a parte il fatto che dell'esperienza di governo io non ho nulla di cui vergognarmi, perché tutti i parametri economici si sono modificati in meglio durante gli anni nei quali abbiamo governato. Ora, ci sta che al popolo le nostre manovre non siano piaciute, ci sta che abbiamo perso le elezioni, però che qualcuno mi venga a dire che io non ho la credibilità di criticare il governo attuale mi fa capire due cose. Numero uno, che non hanno capito che il governo adesso è questo. E che quindi è questo governo che non è che può fare l'opposizione al governo precedente. Questo governo deve governare, deve fare delle cose, queste cose devono essere positive e chiunque non le condivida è libero giustamente di criticarle. Tanto di più questo vale per l'opposizione al governo di cui io faccio parte, perché la credibilità per parlare di quello che fa il governo me la danno i miei 6 milioni di elettori, i 6 milioni di elettori che hanno votato per il Partito Democratico. Ora, saranno meno di quelli dell'altra volta, ma sono sempre 6 milioni di persone che ci hanno dato mandato di stare qui all'opposizione a fare le pulci a quello che fa il governo. E la mia credibilità viene da lì. Io questo l'ho chiarito molto bene ieri sera, lo farò in tutte le altre sedi. Ogni qualvolta qualcuno ci dice che noi non abbiamo la credibilità per criticare il governo, sta dicendo che in questo paese l'opposizione non ha diritto di parola e che gli elettori che hanno eletto l'opposizione non hanno diritto di sentire i loro rappresentanti esprimere quelle opinioni per le quali hanno votato, che è una cosa molto grave, perché mi fa capire poi perché siamo amici di Orbán, perché siamo amici di Putin. Sapete che ieri Salvini ha detto che lui si sente meglio in Russia che nei paesi dell'Unione Europea, che mi viene da dirgli: ma rimani pure in Russia, che diciamo l'Italia se ne gioverà. Comunque, scherzi a parte, la verità è che le cose stanno così. Noi abbiamo la credibilità di dire tutto quello che riteniamo di dover dire perché abbiamo avuto 6 milioni di persone che ci hanno votati. Dopodiché, i fatti ci daranno torto o ragione, ma il ruolo dell'opposizione è questo, e in una democrazia è sacro. Mi fermo qui, vi chiedo sempre di pigiare la freccetta del condividi, ma non posso lasciarvi se non dicendovi, chiedendo già scusa perché nei prossimi giorni non riuscirò a fare nessuna diretta, ne sono sicuro, e questo perché da domani, 19 di ottobre, comincia la Leopolda 9, comincia domani sera alle ore 21 alla stazione Leopolda di Firenze, andrà avanti tutto sabato e la mattina di domenica fino a ora di pranzo.
Voglio in particolare segnalarvi che sabato pomeriggio alle ore 16:30 sarò io dal palco della Leopolda a lanciare i comitati civici. Cosa sono i comitati civici? Naturalmente lo dirò meglio sabato, però visto che ho i miei amici aficionados che seguono le mie dirette, mi pare che un'anticipazione ve la meritiate. I comitati civici vogliono essere il luogo della difesa dei valori costituzionali, delle regole democratiche che sono sotto attacco da parte di questo governo. Guardate, fino ad oggi la politica consisteva nell'avere differenti opinioni, ma nel condividere le regole del gioco. La differenza con questo governo è che sono sotto attacco le regole del gioco, è sotto attacco l'Europa, è sotto attacco il dato scientifico al contrario della superstizione, è sotto attacco la libera stampa, è sotto attacco la democrazia rappresentativa, è sotto attacco il principio che l'economia deve crescere e si propone un assistenzialismo deleterio. Sono sotto attacco quelle cose che fanno dell'Italia la Repubblica che conosciamo, che ci è stata data in prestito dai nostri nonni e dai nostri padri perché noi la restituissimo intatta ai nostri figli e ai nostri nipoti. E quindi i comitati civici sono il luogo dove le persone di qualsiasi orientamento politico, che però tengono ai valori costituzionali, ai valori democratici, ai cardini della democrazia liberale, che è l'Italia, stavo per dire stata l'Italia, invece lo è ancora, per fortuna, tutte queste persone potranno trovare nei comitati civici uno strumento per fare delle cose. Io spesso in queste dirette ho detto che è il momento di recuperare il proprio impegno politico a livello personale, perché quando sono sotto attacco i cardini della democrazia, non basta più chiedere ai propri rappresentanti nelle istituzioni di fare la propria parte, bisogna che ciascuno di noi faccia la propria parte. Come diceva Gandhi, bisogna essere il cambiamento che si vuole vedere nel mondo e i comitati civici servono esattamente a questo. E quindi vi chiederemo, vi spiegheremo come si fa, ma vi chiederemo da sabato in poi di creare dei comitati civici nelle vostre città e di stare pronti a difendere quei pochi valori, ma fondamentali della nostra vita democratica che questo governo di leghisti, di grillini, questo governo giallo-verde dall'impronta totalitaria sta mettendo in pericolo. Più dettagli sabato, io naturalmente vi invito a venire a Firenze, spero di vedervi tantissimi, potervi finalmente conoscere di persona e non soltanto via Facebook, però vi chiedo già perdono se non riuscirò naturalmente tra venerdì, sabato e domenica andare in diretta, magari ne riparliamo lunedì tutti insieme e mi direte che cosa ne avete pensato. Mi fermo qui, sono le 18:17, quindi mi sono allungato più del necessario. Sapete che cerco sempre di stare nei 15 minuti, quindi però, diciamo, li ho presi in prestito dai giorni in cui non mi vedrete nel fine settimana. L'appuntamento è per Leopolda 9 alla stazione di Leopolda, stazione Leopolda a Firenze, a partire da domani sera, con Matteo Renzi, naturalmente, e anche con me. Ciao, a lunedì!